Rossella Brescia torna a Vieni da me per ricevere una sorpresa ed essere la protagonista di un'intervista scottante con il compagno Luciano Cannito. Rossella Brescia fa una grande sorpresa a Giulia, una ragazza di 25 anni, cresciuta solo con la mamma che, quando scoprì di essere incinta, di fronte all'out-out del padre che le chiese di scegliere tra lui e sua figlia, non ebbe alcun dubbio sul fatto di scegliere sua figlia. Sin da piccolissima, Giulia fu avviata alla danza, cominciai a fare danza all'età di 3 anni. All'epoca rimasi immobile al punto che l'insegnante era convinta che io non volessi fare danza. Poi ho ricominciato a 5 anni e non ho più smesso, racconta Giulia che pur conoscendo chi sia il padre, svela di non averlo mai incontrato, ma di aver avuto con lui dei contatti telefonici. La danza, tuttavia, è stato l'ingrediente principale della vita di Giulia che, nello studio di Vieni da me, riceve la fantastica sorpresa di Rossella Brescia che è diventata il suo modello quando, dopo lo sviluppo fisico, il seno cominciava a darle fastidio. Mia madre mi disse che non tutte le ballerine erano piatte e mi disse di prendere come esempio Rossella Brescia che era una grande professionista, spiega Giulia. Rossella, poi, entra in studio facendo sciogliere la sua fan. Un lungo abbraccio tra Giulia e Rossella Brescia, è la cosa più bella che abbia fatto nella mia vita. Mi hai veramente toccato il cuore, grazie, dice la ballerina, aggiornamento di Stella Di Benedetto. Rossella Brescia, nessun bacio in pubblico con Luciano Cannito, Rossella Brescia torna ospite di Vieni da me nella puntata in onda oggi, venerdì 20 dicembre che sarà dedicata a Telethon. La ballerina e conduttrice, dopo essersi raccontata ai microfoni di Caterina Balivo attraverso le canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai momenti più importanti della sua vita, tornerà protagonista della trasmissione di Rai 1 per ricevere una bellissima sorpresa e dare vita ad un'intervista scottante con il compagno Luciano Cannito. Bellissima e sempre semplice ed umile nonostante il successo, Rossella Brescia non è mai cambiata e, accanto a Cannito, vive non solo una lunga storia d'amore, ma anche un bellissimo sodalizio professionale. Pur essendo molto innamorati, però, i due non si lasciano mai andare ad effusioni sul lavoro. In sala prove c'è grande discrezione. Neanche un bacio? No, stiamo lavorando. Nella danza bisogna essere rigorosi e disciplinati, aveva precedentemente raccontato la Brescia alla Balivo. Rossella Brescia, Luciano Cannito mi riempie di attenzioni, dopo la fine del matrimonio con Roberto Cenzi, Rossella Brescia ha ritrovato l'amore accanto a Luciano Cannito con cui vive in simbiosi. Oltre ad essere innamorati l'una dell'altro, infatti, la Brescia e Cannito vivono per la danza. A farla innamorare, però, sono le attenzioni che il compagno le ha sempre dato e che continua a darle. Parliamo di tutto, senza segreti, e ci abbandoniamo a tante sane risate, aveva raccontato la Brescia in un'intervista a Vanity Fair. È pieno di attenzioni che, diciamocelo, a noi donne fanno sempre piacere. Come quando ti aprono la portiera della macchina, aveva aggiunto. Un amore vero quello che c'è tra Rossella Brescia e Luciano Cannito che, però, non sono riusciti ad avere un figlio. Io ci ho provato però non è arrivato, aveva raccontato al settimanale Grazie a lei, all'inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli. Riverso il mio sentimento materno sui miei bellissimi nipoti.
e sui cuccioli della mia scuola di danza, li amo tutti, aveva aggiunto.